dal telegiornale in lingua dei segni. Domenica 3 aprile è la conclusione delle votazioni per eleggere il borgo più bello d'Italia. Cabras ha sperato fino all'ultimo. Le votazioni sono iniziate domenica 13 marzo e hanno visto coinvolti tanti protagonisti del panorama artistico e sportivo sardo. L'impegno è massimo. Siamo convinti che il richiamo della terra sarda abbia incentivato il voto, non solo dei locali, ma anche di tutti coloro che abitano all'estero. Ora chiediamo di fare un ultimo sforzo in questi due ultimi giorni di votazione, prima della chiusura della piattaforma online, prevista per le 23:59 di domenica 3 aprile. Aveva affermato l'assessore comunale Carlo Trincas. Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, il tanto atteso verdetto. Il viaggio tra le regioni italiane del concorso RAI lo ha promosso tra i 9 borghi più belli d'Italia. Risultato che ha sicuramente fatto gioire sia gli amministratori che i civili. Mostre, siti archeologici aperti e manifestazioni sportive in occasione delle feste pasquali. Strumenti indispensabili per la ripresa dell'economia e della vita sociale. Di grande importanza la manifestazione regionale di corsa su strada, che si è svolta il giorno di Pasquetta a Bauladu, organizzata dal gruppo sportivo Atletica Bauladu. Circa 150 gli atleti iscritti che hanno affrontato l'impegnativo percorso di circa 10 km nell'agro bauladese. A conquistare la 41esima edizione sono stati Alessandro Spanudi di Zediani ed Elisa Cau della polisportiva Runners Oristano. Si archivia la 41esima edizione, un altro successo raggiunto grazie alla passione e la volontà dell'associazione, alla collaborazione dell'amministrazione comunale, la partecipazione di sponsor, volontari, associazioni e tutta la comunità di Bauladu, ha affermato il presidente Antonio Pintus. Le notizie positive per il paese dei guerrieri di pietra sembrano moltiplicarsi. Sono state infatti 2.428 le persone che nel giorno di Pasquetta hanno scelto uno dei tre siti attualmente visitabili, Tarros, Museo Giovanni Marongiu e Torre Spagnola. Un dato di sostanziale conferma dopo 2 anni difficilissimi per il settore in cui i siti erano rimasti chiusi. Stiamo finalmente assistendo a una ripresa decisa dei numeri che confermano il grande valore attrattivo dei nostri siti culturali. Uno dei gioielli di un territorio che ha tanto da offrire e che resta in cima ai desideri di tanti visitatori e turisti, ha affermato il sindaco Andrea Abis. Per il presidente della Fondazione Montebramma, Anthony Muroni, si tratta di dati positivi che ci permettono di guardare avanti verso nuovi importanti traguardi. Voglio fare i complimenti al comune di Cabras e alla cooperativa Penisola del Sinis. Apparecchiature nei presidi dell'ASL 5 disponibili 3,1 milioni di euro programmati per 4 ecotomografi multidisciplinari, 2 per l'ospedale San Martino di Oristano e 1 rispettivamente per il Delogo di Ghilarza e il Mastino di Bosa, 2 TAC 128 strati e 2 tomografi computerizzati per il San Martino e il Delogo. 2 densitometri ossei destinati all'ospedale Mastino di Bosa e poliambulatorio di Oristano, a cui si aggiungono una risonanza magnetica,
1,5 Tesla e un telecomandato digitale per esami di pronto soccorso per il San Martino. Con un investimento di poco superiore ai 97 milioni di euro, la Giunta regionale ha programmato le risorse destinate alla digitalizzazione e allo sviluppo della telemedicina, nonché all'ammodernamento delle grandi apparecchiature negli ospedali sardi. È quanto previsto nel piano d'attuazione della missione 6 del piano di ripresa e del PNC per la Sardegna, che complessivamente mette a disposizione della sanità oltre 270 milioni di euro, a cui si aggiungono 21,6 milioni di cofinanziamento regionale. Innovazione, sviluppo e comunicazione. Tre parole chiave che descrivono i temi dell'operare quotidiano del Consorzio di Bonifica di Oristano. Di fondamentale importanza sono i quattro progetti sardi ammessi al finanziamento sui fondi sviluppo e coesione 2021-2027. La conversione della rete di distribuzione di Pesaria, la sostituzione delle vecchie condotte in amianto, la riconfigurazione della rete irrigua del distretto Sasso in agro di Arborea, la realizzazione del centro di telecontrollo degli impianti consortili, l'efficientamento energetico della sede consortile di Via Cagliari, a Oristano, mediante l'installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici e la riqualificazione dell'impianto di climatizzazione. Siamo molto soddisfatti, ha affermato il presidente Carlo Corrias, da quando si è insediata l'amministrazione voluta dagli agricoltori e che ha permesso di predisporre un parco progetti di oltre 260 milioni di euro. Sta dando i suoi frutti. Energia elettrica in tilt presso la borgata agricola di Pardunou. Una situazione inammissibile e insopportabile che ormai da diverso tempo sta creando difficoltà e comprensibili disagi tra i residenti. Questo in sintesi l'oggetto della nota scritta dal sindaco di Solarussa Mario Tendas. Due le questioni da risolvere immediatamente. L'energia presso la borgata agricola alimenta anche le pompe di sollevamento dell'acqua nel serbatoio pensile, per cui già in diverse occasioni all'assenza della corrente elettrica aggiunge anche l'assenza della risorsa idrica. L'Enel, che viene puntualmente chiamata in causa tramite numero verde, interviene, ma il problema non viene risolto, ma semplicemente rinviato alla puntata successiva. La situazione ormai è inaccettabile, ha affermato Mario Tendas, evidenziando che in data 6 aprile è stata inviata una PEC, dalla quale, oltre a evidenziare i disagi, si chiedeva un intervento risolutivo e definitivo. Ad oggi, però, nessun riscontro e le questioni restano irrisolte. Mercoledì 20 aprile i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale SINAI 2 hanno visitato il CAIP di Abasanta, scuola di formazione della Polizia di Stato. I piccoli studenti sono stati accolti dal direttore della scuola, alla presenza del quale hanno presentato il loro telo elaborato in memoria di Emanuele Allui, raffigurante il ponte a lei intitolato nella città di Sestu e la Sicilia. L'elaborato parteciperà al concorso promosso a Palermo dalla Fondazione Falcone, nella cui sede verranno esposti dal 1 maggio tutti gli elaborati provenienti dalle realtà scolastiche di tutta l'Italia, i quali successivamente, per volere della vedova Falcone,
verranno esposti nelle città italiane, nelle quali si sono verificati eventi criminosi riconducibili alla mafia. Sempre mercoledì 20, i ragazzi, a bordo di un autobus della Polizia di Stato, si sono recati in visita presso il 7° reparto volo di Stanza Fenosu, unitamente al campione paralimpico di tiro al volo, tesserato con le fiamme oro. Il personale del reparto ha accolto gli allievi, mostrando loro gli elicotteri della specialità ed i relativi equipaggiamenti. È tutto, grazie, arrivederci.